Almeno una cosa carbonizzata bisogna farla in un video, cioè. Sì, ma non capisco. Per forza. Che schifo! Siccome nello scorso video dove abbiamo mangiato per una giornata intera solamente le ricette di TikTok ci avete scritto di rifare questo video ma con le ricette di 5 minute, oggi siamo qua. All'inizio in realtà non volevamo tanto farlo perché l'ha già fatto Ratorix, solo che ce l'avete chiesto in talmente tanti che vabbè. Scusaci Ratorix. Esatto. Comunque abbiamo notato che la maggior parte di voi che guarda i nostri video non è iscritta al canale. No, no. Ragazzi, noi piangiamo. Adesso io mi ciuccio 24 ore di life hacks, ok? Come un minimo, un'iscrizione, please. Torniamo indietro nel tempo e vediamo cosa è successo la mattina appena svegli. Siccome è tardi e sono già le 10:30 e dobbiamo fare colazione velocemente, perché non so se ti ricordi, oggi si mangia solamente ricette di 5 minute. No. Facciamo proprio una ricetta di 5 minute in 5 minuti. Quindi dovrebbe essere facile e il risultato fenomenale. Tieni, guarda cosa ho scelto. Ok, il burro nella tazza. Oh no, 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 le tazze no. Zucchero. Questa è tipo la torta in tazza. Sì, è una cosa del genere. Bene, adesso datti una svegliata che così sei orribile. Sì, grazie. Andiamo in cucina. Ok, si inizia la grande qua. Io. Cioè, secondo me dovremmo fare tu il tuo piatto e io il mio piatto. Ok, perfetto. Allora ci facciamo una tazza a testa. Dobbiamo metterci pochissimo. Cioè, in 3 minuti dobbiamo aver finito. Quindi guardiamo la ricetta e poi facciamo subito. Cioè, non è che ci fermiamo a guardarla, non vale. Cioè, è una sfida. È una sfida questa, è roba seria. Gli ingredienti sono tutti qua. Adesso avremo 2 minuti per preparare tutto senza riguardare la ricetta, perché fra 2 minuti partirà il microonde. Se sei dentro, bene, se sei fuori, sei out. Metti un timer di 2 minuti. Ok, ok, è iniziato. No, via qua! Oh, stai nel tuo! Ah, cioccolato! Che stupido cioccolato, dai! Ah! Fermo! Aspetta, basta, non si può più toccare. Tempo scaduto. Facciamo vedere quello che abbiamo creato. Questa è la creazione di Frederick. Ecco la mia creazione. Non si torna più indietro. Allora vi dico, io sono molto poco fiducioso del risultato finale. Madonna, c'è un odore di frittata. Porca vacca. Questi sono i risultati finali. Decisamente meglio questo. Questo sembra merda. Inutile aggiungere che questo è il mio. Lontanamente il mio comunque ci assomiglia. Il tuo non c'entra proprio nulla. È il mio, è una merda. Cioè, c'è anche la consistenza, mi sembra un po' di torta. Madonna mia! No, 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 ragazzi. Che c***o ridi? Cioè, ragazzi, ha preso un cucchiaio ed è pieno di farina. Guarda, è pieno di farina. Non ho avuto tempo di mischiare. Bene, buona colazione. Questa è la sua colazione, non puoi mangiare altro. Oh, il mio è veramente buono. Direi che ci vediamo a pranzo. 2 hours later. Come vedete dall'orario è 12:20, quindi è arrivato il momento di fare il pranzo. Ho scelto una cosa proprio da life hack. Immagino sia della farina. Ok, ok, e lo mischi. Fino a qua, normale. Normale. No. No, 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 no. Cos'è? Che tecnica. Elevato. E crei gli spaghetti. I noodles. No! Guarda quanto sono perfetti quegli spaghetti. Sono curioso, a costo di non pranzare sono curioso. Non è finita qui. Una volta che abbiamo i noodles facciamo quest'altro life hack. Ne combiniamo 2. Ah, doppio. Esatto. Va bene, normale, olio nella padella. Poi ci metti i noodles freschi freschi. Appena fatti, con life hack di prima. E poi metti un po' di mozzarella. E poi un po' di tomato sauce. Hai già capito? Qua si creerà una bella pizza di noodles. No, dai, no, 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 io volevo provarli i noodles. Crei una pizza d'eccellenza alla 5 minute. Allora, ti ispira? No, mi fa proprio cagare. Questa volta dobbiamo collaborare, ragazzi. Non è una sfida io contro di lui, quindi prevedo già che mi arrabbierò. Ok, allora una ciotola. Bene, abbiamo l'impasto, guardate quanto è promettente. Mmm, delizioso. Dai, mischio io. Io nel frattempo ti canto una canzoncina. 3 fratelli! No! In
in cima al monte. Basta. Dai, devi amalgamarlo bene. Porca vacca, ragazzi, ma che amalgamatutazione. Più veloce. Più veloce. Energia. Ti vedo poco energico. I tre fratelli. Era una canzone quella. Guarda qua, zio. Eh? Avete... Innanzitutto questa cosa... Cosa hai fatto? Cioè, io non c'ho parole. Facciamo un replay di quello che ho detto prima. Questa volta dobbiamo collaborare, ragazzi. Prevedo già che mi arrabbierò. Cosa hai detto? Che mi sarai arrabbiato! Questa è arte, guarda! Sembra una pisciata di goblin. Puliscilo! Madonna mia, guarda come lo spalla. Cioè, pensa quanta roba sprecata. Non è sprecata perché è arte. L'arte non è uno spreco. È un grido di gioia. L'impasto dei noodles. Guardalo qua, come riempie il sacchetto. L'acqua sta bollendo, è arrivato il momento di mettere i noodles. Ok, lui usava uno stuzzicadente e usciva tutto. Vediamo. Non si buca. Te l'ho detto. Abbiamo già un problema qua, ovvero non si buca. Cosa faccio? Devi fare come life hack, devi usare quello. Ti direi utilizza un ago, ma a quel punto non è più life hack. Cos'è sta roba? Non esce. Prendilo, nulla. Prendilo. Questa è la situazione, ragazzi. C'è la pasta che non esce dai buchi. Cioè, cos'è sta roba che sta venendo fuori laggiù? E non va, non va. Stiamo avendo un po' di difficoltà. Oh, oh, lo spremo. Attenzione, se lo spreme esce. Che cos'è sta roba? Polenta. Questi sono i nostri noodles. No, questo è il nostro pranzo. Pranzo. Ragazzi, ma non si può. Cioè, questi dovrebbero essere dei noodles. È letteralmente frittata, bagnata e rigurgitata. Ok. No, non ci dovremmo mettere qualcosa sotto? Che schifo! Adesso che abbiamo la base della pizza, creiamo la pizza. Voi adesso state guardando sta roba e state pensando che schifo. Io sto guardando sta roba e sto pensando è il mio pranzo. Okay. Beh, sembra un po' una pizza. Sì, sì. Sì, sì, eh. E beh. Questa è proprio una di quelle cose che un italiano vede e si incazza. Vai, mettiamo dentro per un quarto d'ora a 180 gradi, ma ho un brutto presentimento. Verrà delizioso. A few moments later. Ok ragazzi, sono passati 15 minuti e adesso vediamo cosa ci tocca mangiare. Attenzione! Allora, non so cosa pensare sinceramente, perché l'aspetto non è male come pensavo. E infatti. È una poltiglia. È una poltiglia. Buon appetito. Buon appetito. C'ha una consistenza veramente vomitevole. Cioè non ha sapore, non c'è del sapore. Se ordini una pizza e ti portano sta cosa. La butto in faccia, dai. È arrivato il momento di pensare alla merenda. Tengo a precisare che abbiamo cercato di far mangiare quella robaccia anche ai nostri genitori. Chi le ha create queste ricette qua? Deficiente. Life hack. Diciamo che nostro papà non era molto contento e ha preferito mangiarsi dello sgombro crudo così. Io ho scelto la merenda. Caro Fred, guardala. Allora, dalla carta stagnale del pane, con del burro mi sembra, non lo so. Beh, formaggio, finora una merenda normale. Ferro da stiro. Ferro da stiro. Ecco. Questo. Ah, e lo tosti col ferro da stiro. Esatto. Cioè, non potevi scegliere una merenda buona. No, il ferro da stiro. Già dalla mia postazione di lavoro possiamo capire la qualità di questo life hack. Incredibile. Ok, ok, ok. Ce l'ho in mente, ce l'ho. Cacchio, è gelido sto burro. Non riesco a spalmarlo. No, no, dai. Così lo riscaldo. Ma quanto è più morbido. Bravo. Basta, non si può. Ma cioè, ma se uno fa panini così, ma è da denunciare, vero? Ok, questo lato l'ho imburrato. Adesso quello che facevo nel life hack è prendere questa parte imburrata e capovolgerla verso la carta stagnola. Poi prendeva del formaggio e glielo buttava sopra, no? Cioè, era così, semplice. Sì. Questa è l'attuale condizione del panino. Ok, prendiamo l'attrezzo. Boh, io lo lascio così. Cioè, nel life hack non specificavano nulla, noi seguiamo la ricetta. Quindi questo è un panino con dentro solo del formaggio. Sì, a parte quello che faccio. Cioè, chi è che fa i panini solamente col formaggio? Sono passati 5 minuti, giralo. Giralo, come se fosse facile. La cottura è appena terminata, adesso vediamo il panino. Però mi raccomando, ragazzi, voi ste cose non fatele. Si è proprio appiattita del tutto,
No, c'è la carta stagnola attaccata al panino. Come? Vedi, attaccata al panino la carta stagnola. Cioè, è moscio attaccato alla carta stagnola. Madonna santa, ma io pensavo seriamente funzionasse questo. Nel life hack non c'era come risolvere questa cosa, quindi io lo stacco e basta. Ecco. Questo è quello che succede se lo stacchi e basta. Che schifo. Eccolo qua. Panino dei 5 mini. Adesso lo mangi. Ma come fai a mangiare sta brodaglia, minchia, più moscio del pranzo? Non mi interessa, adesso te lo gusti. Vai, gustatelo. Perché devo mangiarlo io? Ti devo ricordare che ci ho alitato sopra. Che schifo! Mi ero scordato! No, 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 no! Lo so che ti eri scordato! È per quello che ti ho fatto. Questo è ufficialmente il pasto peggiore della giornata. Sì, confermo. Io non pensavo di poter superare il pranzo. A questo punto mi chiedo... cosa ci sarà per cena? Esatto. Sono le 6! Quindi è arrivato il momento di fare la cena. Beccati la cena. Un cono gelato. C'ho paura. Oddio. No, ma... cos'è? È la tua cena. No, 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 no. Non mi piace sta roba. Come, una ricetta di 5 mini? Fa... ma è moscio. Come vedete il cibo ci sta andando alla testa. Parmigiano grattugiato, un paio di würstellini e dill. Cos'è dill? Cos'è? Come si pronuncia? Aneto. Aneto. Cacchio. Sembra una foresta di ani. Non lo so. Cioè, un aneto. È una comunità di buchi di culo. Anche per la cena ci sfideremo io e Davide, solo che stavolta il tempo sarà di un minuto e basta. Quindi in 60 secondi dobbiamo riuscire a riempire e farcire questi coni e poi non possiamo più toccarli. E questa sarà la nostra cena. Come pretendi di farli in un minuto? Due. Un minuto e 30 è il massimo. Ok, va bene, un minuto e 30, accetto. 3, 2, 1, via. Cacchio, sono troppo grossi. Grattugia, Davide. Io sto mettendo il pomodoro. Ma io sto grattugiando ovunque tranne qua dentro. Poi il salame. Ma lo metto con la buccia, io chi sono. Oddio, ma io devo mettere ancora il pomodoro. No! Io non so come tenerli, coni. Cacchio, ma è impossibile. Ma è, no, ascolta, ascolta. Cioè, io ho fatto un... non posso cenare questo. Dai che sono quasi le 7 e io c'ho fame. Informiamolo. Informiamolo, diamogli una forma. Mettiamo dentro i coni. Questo forno ho visto di tutto e di più. Come vedete è passato il tempo necessario, ovvero 10 minuti, quindi tiriamo fuori queste delizie. Mi raccomando, segno della croce. No! Oh! Che puzza! Che puzza! Apri, apri. Che puzza! Si apre sta finestra, madonna santa. Ragazzi, io non ho visto cos'è successo, ho solo sentito la puzza di bruciato. Cos'è? Quel nero! C'ha delle parti carbonizzate! Almeno una cosa carbonizzata bisogna farla in un video. Cioè, sì, ma non capisco. Per forza! Ti ricordo che questa è la cena. Porca. Me ne ero scordato per un secondo. Ma che cacchio è successo? Cioè, non lo so. No, 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 non capisco. Ma secondo me è scotta. Scotta! Porca vacca! Questa è la mia cena. È il suo, scotta un botto, è bollente. Questa è la tua cena. Non è buono, però è mangiabile. Strano, tutti così stiviati. Bene, quindi gelato pizza, approvato. Grazie 5 Minute per averci nutrito per un giorno. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.